Prima di cominciare vorrei dire una cosa, esprimere quello che è il mio sdegno per quello che è avvenuto quando Ugo Mattei ha proposto che Geraldina Collotti e Toni Negri fossero presenti a questo convegno. È uno sdegno profondo, penso che sia assolutamente ignobile il fatto, dopo 30 anni, per interessi politici assolutamente meschini, cioè difendere un partito democratico che è diventato reazionario, dopo aver condannato uomini che hanno fatto molti errori, terribili errori, ma che si battevano e continuano a battersi perché in Italia ci sia il comune, che ci sia qualche cosa che si avvicina al comune, che significa prima di tutto, e questo è il senso dell'immanenza, libertà e uguaglianza. C'è poi il comune, appunto, il comune che dipende dal lavoro. E il lavoro è tutto nella nostra vita. Non c'è qualche cosa che sia fuori dal lavoro. Il lavoro è tutto nella nostra vita. Il lavoro è la costruzione di questo mondo dentro il quale noi siamo. Ed è questo il comune che si tratta di liberare. E si tratta di liberarlo come? Attraverso evidentemente il livello di cultura, il livello di linguaggio, il livello di partecipazione alla quale siamo chiamati. La cosa centrale è quella di comprendere che questo mondo sta diventando comune, che noi inseguiamo questo comune e non è lo Stato che ce lo dà, sarà la nostra partecipazione, la nostra capacità di costruire delle istituzioni nelle quali possiamo gestire il comune.